Bella raga, dunque, allora adesso mi trovo a Bath Bolong, momento di fare colazione, poi il mare, l'oceano promette bene, quindi sessione del mattino e poi parliamo del mio futuro qua a Bali, quindi a breve vi darò tutte le notizie e le informazioni necessarie anche per chi si trovasse qua e che non ha ancora capito esattamente cosa fare, troverà tutte le informazioni nei minuti successivi. A tra poco! Raga, allora questo qua è il Warung Local. Guardate qua. Dunque, questo, che ci crediate o no, l'ho pagato solo 3 euro. Carne, uova, broccoli, carote, e questo c'è tempeh e sambal, tutto per 3 euro. Dunque raga, finito il mio pranzo della madonna, vi giuro, troppo buono in questo posto qua. Comunque ora è tempo finalmente di parlarvi di che diavolo sia successo esattamente. Allora, come avete visto nei video precedenti, nel video in cui Abi lasciava Bali, vi spiegavo che sostanzialmente era uscita la notizia dall'immigrazione che noi col free visa avremmo dovuto lasciare l'isola entro l'11 di agosto, data oltre la quale avremmo dovuto iniziare a pagare l'overstay. Notizia che tra l'altro è arrivata di punto in bianco, perché eravamo tutti quanti in emergency visa fino a che non finisce la pandemia, bla 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 bla, il che a un certo punto, raga, visto finito, nonostante la pandemia non sia stata ancora dichiarata conclusa. Detto questo, però, questo arrivava da Giacarta, al che un'isola come Bali, che vive di turismo, in cui adesso non c'è più turismo, non può entrare nessuno, ovviamente vuole tenersi strette le persone che sono rimaste qua, anche perché comunque negli ultimi mesi, da quando hanno riaperto i voli internazionali a uscire, un sacco di persone sono tornate a casa, quindi sostanzialmente Bali è deserta. Quindi cosa è successo? Koster, il governatore di Bali, è volato a Giacarta per parlare
appunto col governo centrale. Al che finalmente, incredibilmente, si è arrivati a una soluzione, ovvero che i visa on arrival, quelli che hanno pagato per stare qua i primi 60 giorni, possono estenderlo fino alla fine della pandemia. Ma botta di culo per noi col free visa, noi abbiamo potuto fare l'application per il social visa, visto che ci permette di stare fino a 60 giorni per poi estenderlo gli ulteriori 40, gli ulteriori 4 mesi. Ma per la prima volta l'applicazione per il social visa l'abbiamo potuto, o meglio, prendere il social visa l'abbiamo potuto fare senza uscire dall'Indonesia, prima volta nella storia. Il che significa che, allora, io adesso ho fatto l'application con un'agenzia perché c'erano parecchie cose che non volevo occuparmi, ho speso qualcosina di più, però almeno so che c'è qualcuno che fa tutti questi sbatti per me che non avevo intenzione di farli. Detto questo, ho speso 260 euro per avere il visto e più il telex, che è un documento che arriva da Giacarta con lo sponsor, tutto quanto, per 260 euro, contando il fatto che io da marzo non ho ancora speso un euro per il visto, non è affatto male, specialmente anche perché non devo pagare né i voli di entrata e di uscita per l'Indonesia, quindi per Singapore, e ovviamente risparmio anche sugli hotel, il cibo, questo quant'altro, là a Singapore o Kuala Lumpur. Quindi no, non vado via da Bali. Anzi, con questo visto qua, tecnicamente posso rimanere fino all'11 più o meno di gennaio senza dover più riuscire. Però nel mentre arrivano ottime notizie, perché finalmente Bali ha riaperto ai voli domestici, il che significa che il turismo domestico può tornare a Bali. Questa è un'ottima notizia perché dovrebbe essere una prima fase che porta alla riapertura dell'isola. Ora, Coaster vorrebbe che la riapertura venisse l'11 di settembre, che poi veramente l'11 di settembre è la data più fortunata di questo mondo, vabbè, tralasciando. Però se fino a poco tempo fa era totalmente inverosimile che una roba del genere potesse succedere nel breve periodo, quindi settembre, ora quantomeno ci avviciniamo a una oggettiva possibile riapertura di Bali ai voli internazionali, che potrebbe accadere, forse sì, forse no, verso la fine di settembre. Quindi, raga, io vi terrò come sempre aggiornati, perché qua le cose succedono, come vedete, da un giorno dalla sera alla mattina le cose cambiano in continuazione. Però comunque vi terrò aggiornati e vediamo se chi mi segue può tornare a Bali, se avessi in piano un progetto di appunto venire qua a Bali, o qualche mio amico se vuole venire a trovarmi, probabilmente alla fine settembre questa cosa qua è possibile. Quindi io suggerisco a tutti quelli che potenzialmente possono avere una finestra per venire qua, raga, in questo momento Bali è deserta, quindi voi avreste l'occasione di vedere una Bali che non ci sarà mai più, perché così vuota non la rivedremo mai più. Bene raga, detto questo, ora io vado a casa a lavorare e ci vediamo come sempre giovedì prossimo per il prossimo video. E se il video vi è piaciuto, raga, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, che per me è assolutamente importante, anche perché devo essere onesto con voi, amo fare questi video qua, amo fare YouTube, mi piace tantissimo e spero che sempre più persone possano vedere la mia vita a Bali, magari essere anche leggermente ispirati per potenzialmente un cambio di vita. Quindi come sempre raga, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi, date un occhio al mio profilo Instagram umbo.m93 per tutte le foto e le Insta Story. Bella raga, ci vediamo giovedì prossimo. Yup!